Ciao e ben ritrovati nel mio canale. Oggi andiamo a vedere il funzionamento di un relè Finder e con l'utilizzo di un pulsante l'accensione di due lampade indipendenti tra loro e vediamo il funzionamento. Nel tutorial precedente abbiamo visto come i due interruttori possono far accendere due lampadine indipendenti tra loro. A ciò verrà sostituito i due interruttori con un solo pulsante e al collegamento verrà applicato un relè. Questo relè viene chiamato relè Finder 27.05, che ha praticamente proprio appunto due contatti normalmente aperti proprio per far accendere le nostre luci indipendentemente tra loro e oppure contemporaneamente nel funzionamento. Non resta altro che collegare il tutto e verificare come il relè si comporta dopo averlo collegato appunto. Come prima cosa andiamo a sostituire i due interruttori con il nostro pulsante e vediamo come verrà. Ecco come si presenta. Dopo aver predisposto il nostro pulsante, lo abbiamo messo per abbellimento al centro e ai due esterni e vengono messi due tappi coprifrutto. Questa è la parte di dietro, il contatto di ingresso e di uscita di questo pulsante e c'è all'interno una molla che praticamente fa tornare indietro ogni volta che noi andiamo a chiudere per un breve istante la chiusura del circuito, permettendo così il passaggio di corrente per un breve istante. Prima di passare al collegamento elettrico, vi faccio vedere come praticamente viene collegato il tutto tramite lo schema che praticamente Relay Finder ci ha praticamente fornito e non è altro che questo 2705, quello centrale, dove praticamente noi abbiamo quattro possibilità di accensione delle nostre due luci, tutte e due spenti, una spenta e un'accesa, una spenta o tutte e due accese. E il collegamento è questo, praticamente la nostra linea fase neutro. La bobina di alimentazione viene collegata in serie al nostro pulsante e l'altro alla linea finale e le due lampade collegate uno a un contatto, in questo caso al 2 e l'altro al 4 e portato poi al circuito finale che è il neutro. Bene, adesso passiamo al collegamento vero e proprio, al collegamento elettrico. Thank you.
come si presenta dopo aver collegato il tutto. Adesso passiamo alla prova pratica e vediamo il suo funzionamento. Adiamo alimentazione alla linea e adesso con un semplice click andiamo a interagire col pulsante e vedremo che andando a interagire con il pulsante andremo a vedere come funzioneranno le luci. Allora, il relè verrà azionato una volta pigiato. Avete sentito? Praticamente si è accesa la prima luce, l'altra luce rimane spenta. Al secondo click la prima luce si spegne e si accende la seconda, al terzo click rimangono tutte e due accese e al quarto passaggio le due luci vengono spente. Ecco come praticamente abbiamo esemplificato l'utilizzo a posto di due interruttori unipolari, abbiamo utilizzato un solo pulsante sulla nostra, sul nostro supporto portafrutto da muro e abbiamo messo in più un relè che ci aiuta praticamente a fare in modo che la luce si accenda o una o all'altra oppure contemporaneamente o tutte e due spente. Con questo è tutto, vi ringrazio e se sono stato diciamo di aiuto per le vostre attività, mettete un pollice su e ricordatevi di iscrivervi al mio canale. Grazie e a presto.